Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Network, il terzo radio. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani, oggi con Angelo Brunero da Torino, radioamatore di vecchia data, ex presidente dell'Associazione Italiana Radio Ascolto, impegnato più volte sia in ambito accademico che scolastico in iniziative volte alla diffusione del radioantismo. Faremo poi il punto della situazione dell'attività in campo radio con un occhio attento e di riguardo all'utilizzo di bande più larghe per i radioamatori. A termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, già che ci sono, vi rammento, anche la nostra email per inviare commenti, suggerimenti, per segnalare eventi e notizie e anche per proporre argomenti e sollecitare interviste. Dunque, email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Pinerolo, dove abbiamo in linea Angelo Brunero. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Angelo. Eccoci di nuovo, che bello risentire la tua voce ed essere di nuovo con te. Buonasera a te. Allora, Angelo Brunero, radioamatore di vecchia data, è stato ammiratato spesso per parecchi anni anche per quanto riguarda l'Associazione Italiana Radio Ascolto. Poi in questi giorni, da un po' di tempo, insomma, ti sei trasferito, sei andato in un'altra cittadina. Infatti adesso sei a Pinerolo. Come hai fatto con le antenne, Angelo? Sì, dici bene, ho dovuto smontare tutto a Torino, dove grosso modo mi ero sistemato, e qui a Pinerolo mi sono dovuto reinventare un po' tutto. Beh, diciamo che ho avuto abbastanza fortuna, nel senso che ho trovato un cortile molto ampio, dove, facendo rapidi calcoli, ho visto che 50 metri di filo elettrico ci stavano. Ho utilizzato una cordina di acciaio inossidabile di un millimetro, quindi sottile, resistente, praticamente invisibile, e sono riuscito dall'ultimo piano della casa dove abito fino giù dall'altra parte di questo cortile molto ampio a tirare questo filo che arriva in casa attraverso un balun 9-1. La scelta del filo elettrico non è stata casuale. L'acciaio armonico ha una conduttività leggermente differente dal rame, però nonostante tutto lui riceve. Ecco, quindi diciamo, anziché la classica trecciola, questa è un'antenna per la ricezione di onde corte. Perdonami perché mi sono perso un po' su questo. Ma sì, guarda, io la uso sia in ricezione che in trasmissione, perché sui sacri testi, su tutte le tabelle che trovi su internet, vedi che ci sono diverse misure, diverse lunghezze di filo. L'antenna è di per sé, si chiamerebbe end fed, ed è tutto sommato una end fed, perché alla parte terminale ha un adattatore di tipo 1-1, quindi il cavo è sbilanciato e l'antenna è sbilanciato, non ha un riferimento a massa, e i sacri testi dicono che questo tipo di antenna si chiama end fed. Il filo è una trecciola di filini sottili di acciaio e come diametro 1 millimetro. Ecco, una conversazione molto tecnica, per quanto riguarda, diciamo, le mie scarse competenze tecniche, dovrebbe esserci comunque un adattamento di antenna rispetto al ricevitore, o mi sbaglio? L'adattamento di impedenza è dato da questo quindi è un adattatore e trasformatore. Trasforma un'impedenza del filo che è dichiarata essere
9 volte superiore a quella nominale dei 50 ohm. In realtà non è vero su tutte le frequenze, ma diciamo che è un buon punto di partenza per poter effettuare degli ascolti decenti un po' dappertutto, dalle onde lunghe, diciamo dagli NDB fino ai 15-10 metri. Vabbè, quindi diciamo più o meno tutto lo spettro delle onde radio, in sostanza. Parliamo di antenna, per che tipo di ricevitore utilizzi in questo periodo, Angelo? Ah, guarda, i miei ricevitori classici non si sono mossi, sempre il mio AOR 7030, il Kenwood R5000 e come SDR Kenwood R5000 è un apparecchio storico, consentimi, storico, solido, immarcescibile e tutti lo vorrebbero avere, perché veramente è uno delle pietre miliari dei ricevitori, insieme alla OR 7030, che ecco, ma in questo periodo ti sei scontrato con che tipo di propagazione, Angelo? Cos'è la propagazione di questi periodi? Ce la facciamo spesso questa domanda. Siamo malmessi, ci siamo persi un ciclo solare, proprio non c'è stato, quindi il nostro ciclo undicennale di macchie solari non ha avuto luogo, e adesso i vari osservatori in giro per il mondo non riportano sostanziali gruppi di macchie solari tali da poter dire che il ciclo stia salendo. Anzi, studiosi su internet trovi diverse cose, dicono che forse si salta anche questo ciclo solare. Ecco, una breve battutina prima di fare la nostra pausa abituale. Hai mai provato ad autocostruire qualche ricevitore, Angelo? No, non ci ho mai provato. Ecco, allora, con questo facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata. Radio Magazine. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Pinerolo in provincia di Torino, dove abbiamo in linea Angelo Brunero, radioamatore di vecchia data, appassionato di radioascolto, è stato anche presidente dell'Associazione Italiana Radioascolto per un certo periodo. Ha in passato condotto un esperimento anche molto interessante con l'Università di Torino, quello inerente il CISAR, no? Ha fatto anche delle cose con la scuola oltre che con l'università, e so che in questo periodo si parla anche di uno studio che c'è fra i radioamatori per l'allargamento delle bande. Sì, è stato fatto con un altro istituto universitario che non è quello di Torino, per l'utilizzo della banda di 70 MHz. È una banda che non ci è stata assegnata, però per brevi periodi negli anni passati, proprio per sperimentazione con la raccolta di dati da parte di un altro istituto universitario, è stata data la possibilità dell'utilizzo da parte dei radioamatori. All'Università di Torino purtroppo non siamo ben messi in questo momento con la nostra stazione radio, perché problemi edili hanno dovuto far abbattere le antenne e adesso il palazzo delle facoltà umanistiche è in ristrutturazione. Siamo decisamente fermi come stazione radio. Ecco, io ricordo che in passato mi hai fatto fare un collegamento con un liceo, se non vado errato. Sì, non solo uno, l'abbiamo fatto almeno in tre occasioni, sono stati operati appunto dei collegamenti per far vedere ai ragazzi tutta una serie di cose, non solo dal punto di vista sperimentale ma anche dal punto di vista tecnico. Diciamo, vale ancora la pena parlare di radio fra i ragazzi? Ma secondo me sì, perché la bellezza del telefono cellulare è fine a se stessa quando cominci a spiegare ai ragazzi che comunque si tratta di un ricevitore, un pochettino le antenne le rizzano, insomma, dipende anche sempre come ti poni con i ragazzi, cercare di capire prima il polso della loro istruzione e della loro curiosità, e poi in un modo o nell'altro comunque il discorso si può affrontare. Diciamo che forse quello che un po' manca in quest'ultimo periodo è l'apporto, la collaborazione, qualcuno che diciamo enfatizzi un po' con l'attività che si fa nel nostro settore, quindi per esempio c'è scarso appoggio da parte
della stampa specializzata, no? Sono venute a mancare meno diverse riviste di settore, è vero Angelo? Ma guarda, siccome i ragazzi di oggi sono più forse esperti in informatica che in altre cose, e la radio si orienta di più all'informatica che non all'analogico, mettendo insieme le due cose e sposando il doppio discorso si riesce veramente a intavolare qualche cosa di interessante, cioè far vedere come l'informatica entra nella costruzione, nella realizzazione di un apparecchio e come protocolli di comunicazione possono essere sviluppati grazie all'utilizzo delle onde radio e dei radioamatori. Ecco, è sempre un piacere parlare con te, Angelo Brunero. Hai un sogno nel cassetto ancora? Ma guarda, stanno uscendo i primi ricevitori SDR standalone, quindi che non hanno bisogno del computer, hanno dentro di sé integrati schede madri, eccetera. Il mio sogno sarebbe veramente in questo caso sì, cimentarmi nella costruzione di qualcosa che è una via di mezzo poi però tra il ricevitore e il computer, che è forse un pochettino più mio ambito. Il sogno sarebbe quello di riuscire a capire come fare. Ci credi in questa cosa che la vecchia radietta adesso è lo smartphone che ti consente anche di fare podcast, di accedere a contenuti streaming? Ma sì, ma perché no? Va bene tutto. L'importante appunto è non focalizzarsi su un discorso soltanto e non dare per scontato delle conoscenze che poi in realtà i ragazzi non hanno e che spiegandole fanno scoprire loro degli orizzonti. E alle volte basta poco per interessarli. Allora, dall'altro capo del telefono, da Pinerolo, provincia di Torino, Angelo Brunero, grazie per essere stato nostro ospite, a risentirci. Ciao Dario, ciao, in bocca al lupo a tutti. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Condotta dalla Rutgers New Jersey Medical School, pubblicata sulla rivista medica JAMA Otolaryngology, ha scoperto un picco nel trattamento ai pronto soccorso degli Stati Uniti per lesioni al viso dovute all'utilizzo degli smartphone, tagli in viso, lividi e fratture. L'idea di esaminare il problema è venuta al dottor Boris Pascover, chirurgo plastico facciale, che aveva tratto spunto dal caso di una donna che si era rotta il naso facendo cadere inavvertitamente il cellulare sul viso. Lo studio ha analizzato 20 anni di dati nei pronto soccorsi di circa 100 ospedali, riscontrando un aumento delle lesioni a partire dal 2006, il momento in cui appunto sono stati introdutti i primi smartphone. I ricercatori hanno preso in esame 2.500 pazienti con lesioni alla testa e al collo legate fra il 1998 e il 2017. Nei casi anche l'essere colpiti da un telefono lanciato, ma molti casi di un uso distratto, come mandare messaggi mentre si cammina, con la conseguenza di inciampare e cadere a faccia in giù sul marciapiede. La maggior parte dei pazienti nello studio non è stata ricoverata in ospedale, ma i ricercatori hanno affermato che il problema dovrebbe essere preso sul serio. A livello nazionale hanno stimato che siano state circa 76.000 le persone ferite durante il lasso di tempo esaminato. I casi annuali sono ammontati a meno di 2.000 fino al 2006, ma in seguito hanno subito un rapido aumento. Circa il 40% delle problematiche prese in esame riguardavano uomini e donne di un'età compresa tra 13 e 29 anni e molti sono rimasti feriti mentre camminavano, mandavano messaggi o guidavano. Quest'ultima ritenuta l'ipotesi più rischiosa. Il 25,8% di chi possiede uno smartphone non esce di casa senza il caricabatterie a seguito. Oltre la metà, il 50,9%, controlla il telefono come primo gesto al mattino o l'ultima attività della sera prima di andare a dormire. Sono alcune istantanee scattate nel 53esimo rapporto Censis sulla situazione sociale del paese che dimostrano come la diffusione su larga scala dei telefonini intelligenti nell'arco dei 10 anni abbia finito con il plasmare i nostri desideri e le nostre abitudini.
lo smartphone sotto l'Innocensis ha giocato un ruolo da protagonista nella rivoluzione compiuta dal sistema dei media negli ultimi 10 anni. La percentuale degli utenti in Italia è passata da un timido 15% nel 2009 all'attuale 73,8%. Mentre gli Stati Uniti avvertono che con il 5G Huawei e i cinesi spieranno tutta l'Europa, continua la battaglia per la scelta degli standards. Sul 5G l'Europa può battere la Cina, lo afferma il CEO della svedese Ericsson, Ekholm, ma a rallentare lo sviluppo della nuova tecnologia potrebbero essere le norme e gli standard ancora non del tutto definiti dall'Unione Europea. Lo stesso Ekholm afferma che nella corsa al 5G la Cina non è così avanti come si pensa. Un report sui brevetti per questa tecnologia realizzato dalla società Bird & Bird smentisce o mette in forte dubbio questa tesi, smontando le analisi secondo cui la Cina sarebbe in testa alla gara del 5G. È tempo di affrontare i fatti sul 5G in Europa, scrive nel blog aziendale il CEO Bjørn Ekholm. Mentre la corsa globale per il 5G si riscalda, ci sono voci, mezze verità e miti sul 5G in Europa. In Europa si fa ricerca di qualità, con il 26,8% di tutti i brevetti essenziali per il 5G. E tra le aziende che maggiormente stanno contribuendo, l'Ericsson è al primo posto, seguono la Samsung al 14,1%, Qualcomm 12,6%, Nokia 10,9% e infine Huawei al 10,9%. Quest'ultimo posto in classifica della Huawei fa calare le preoccupazioni circa un monopolio cinese del mercato 5G. Uno studio esclusivo mostrato in anteprima alla stampa di Torino evidenzia alcune criticità sulla piattaforma Amazon nel trattamento dei dati degli utenti. Battaglia innanzitutto tra il colosso mondiale dell'e-commerce Amazon e il Dipartimento per la Difesa degli Stati Uniti, che ha preferito i servizi offerti invece dalla Microsoft, con un contratto da oltre 10 miliardi di dollari. Tuttavia il paradosso è che se anche sono i server a fare la fortuna della compagnia, è con il servizio di consegne e l'analisi dei dati degli utenti che si è garantita un ruolo gigantesco nel plasmare i mercati mondiali e le abitudini dei consumatori. Nata nel 1995 come negozio di libri online, oggi la società ha più di 40 sussidiarie e brand collegati e un mercato di oltre 230 miliardi di dollari l'anno. Così Amazon solo a New York consegna 1,5 milioni di pacchetti al giorno e a Seattle, dove ha la sede centrale e dove per questo gli affitti sono diventati così alti da lasciare migliaia di persone senza case. Una delle recenti puntate speciali di Petrolio su Rai 2 ha analizzato il modo in cui la creatura di Jeff Bezos ha modificato le nostre abitudini, gestendo le serrature delle abitazioni, riempiendo le case di accessori smart, raccogliendo informazioni sul modo in cui gli utenti utilizzano la piattaforma, che metterebbero in crisi i principi del regolamento europeo per la protezione dei dati. Nonostante un utente richieda la cancellazione di tutte le informazioni che Amazon possiede e che le riguardano, il sito di e-commerce mostrerebbe comunque dei contenuti non neutri, ovvero diversi da quelli che vengono proposti a chi ha appena aperto un profilo e non ha mai espresso alcuna preferenza sulla piattaforma. Insomma, siamo nel campo della corretta utilizzazione dei cookies, un po' come già si discute per il diritto all'oblio e dove è già stato coinvolto il motore di ricerca Google. E intanto proprio Amazon raddoppia a Milano con 800 persone nella sede di Via Monte Grappa, dove l'azienda americana ha creato 400 nuove posizioni in più in meno di 2 anni, raddoppiando i posti di lavoro. Per ospitare la crescita dei dipendenti ha aperto 3 piani aggiuntivi nel secondo edificio della propria sede. I nuovi spazi comprendono 230 postazioni di lavoro su una superficie di 3.000 metri quadri. L'edificio è il luogo di lavoro per gli attuali 800 dipendenti di Amazon a Milano. Questo per noi è motivo d'orgoglio, afferma il direttore Giorgio Busnelli, perché significa che riusciamo ad attrarre molte professionalità. L'edificio sede di Amazon è il frutto anche della riqualificazione curata da
GBPA Architect e Tecne di uno dei centri direzionali più rappresentativi di Milano degli anni 70, simbolo per decenni della Marie Tecnimont. Sul testo delle notizie riportato sul sito www.radiomagazine.net c'è la descrizione dell'edificio di cui stiamo parlando, ma la sfida principale, oltre a ridurre il traffico dei veicoli incaricati delle consegne, è anche di usarne degli opportuni che non inquinino. Infatti Amazon si è impegnata ad acquistare un elevato numero di veicoli elettrici per la consegna dei pacchi. Infine l'azienda sta valutando un progetto per ridurre del 25% tutti i materiali utilizzati per l'impacchettamento. La Smart Micro Optics è pronta a produrre il Dipole, un kit di microscopia portatile che permette ingrandimenti sino a 1000x e potrebbe sostituire costosissimi microscopi elettronici per semplici operazioni nel campo della diagnostica. L'azienda genovese lo ha svelato sul Kickstarter, la più nota piattaforma di crowdfunding al mondo, dove è stato già sostenuto da migliaia di persone. Le mini lenti, 3 di crescenti livelli di ingrandimento, applicate alla fotocamera dello smartphone, permettono di vedere fino a livelli delle cellule. Le immagini ottenute, che siano foto oppure video, possono poi essere rapidamente condivise via mail, in chat o sui social network. L'idea è che il kit Dipole possa essere utilizzato soprattutto nei paesi in via di sviluppo o nelle situazioni di emergenza, al posto di macchinari più cari, complessi e ingombranti. Le sperimentazioni condotte fra l'altro dalla Harvard Medical School, dell'Ospedale Università di Nizza e all'University College di Londra hanno ottenuto pareri positivi da docenti e ricercatori. Inoltre il kit Dipole potrà anche servire nelle scuole come strumento didattico o ludico, per esempio come ausilio iTeach per chi ha la passione della mineralogia. Su Kickstarter la versione base del kit parte da 44 euro e le consegne dovrebbero partire a maggio 2020. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e con il canale Radio Magazine Official su YouTube. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.